Un saluto a tutti amici del web, io sono Dodo Bugs, bentornati sul mio secondo canale, bentornati in questa serie su Hitman. E qua ci siamo ragazzi, la missione dell'Hotel Terminus inizia a far sul serio. È una missione che si muore spesso, io ora cercherò di godere dell'esperienza di averla già giocata per riuscire a farla al primo tentativo, però probabilmente, al contrario della precedente, vedrete dei tagli. Ok, vediamo che si riesce a fare. Innanzitutto ci serve un travestimento, perché possiamo pensare effettivamente di farlo senza travestimento, però è molto complesso. Però non abbiamo la pistola silenziata, questo è già una cosa accaduta. Siamo degli assassini, signori, però non è necessario fare delle vittime. Niente. Voi che dite? Ok. Ora lui ci scambierà come uno della polizia, cioè delle guardie. Però io onestamente vorrei il suo travestimento. Ma dove devo andare? Ok, il cacciavite permette di fare delle cose interessanti. Guardate, vedete? Si può lanciare per uccidere, però non lo uccideremo, vi farò vedere dopo. Allora, ora in base alle guardie che ci sono, qua forse possiamo. Ah no. Come va laggiù, Joe? Alla grande! Riparare questi affari è come una danza brava. Devi essere gentile e saper aspettare. Ti metterò in moto questa bellezza in men che non si dica. Aspetta e vedrai. Ok, perfetto. Siamo ancora d'accordo per sabato. Karen prepara la sua famosa rovesciata di vene. Non mi convince, io mi vado a prendere il travestimento di quello. E dato che non è necessario ucciderlo. Lo neutralizzeremo. Ok, dobbiamo andare di là. Benissimo. Sì, sto parlando con te.
ci ha visto. Vediamo se riusciamo. Troppo impegnato per salutare. Ce l'abbiamo fatta. Si era alzato il livello di sospetto, però ce l'abbiamo fatta con i tempi. Va bene così, va benissimo. Va benissimo perché io vorrei fare... Allora, il punto è questo, se io non muoio, ve lo mostro intero, senza tagli. Senza tagli. Proprio per testimoniarvi il fatto che non muoio, al massimo delle parti velocizzate. Chiaramente se muoio, taglio delle parti, perché è inutile mostrarvi le mie morti. Quindi comunque voi la vedete in maniera pulita, completamente pulita. O comunque vi mostro quello che sbaglio, insomma. Vedremo, vedremo. Comunque, nel momento in cui voi lo state vedendo, senza tagli, vuol dire che sta andando bene. Il punto è che vorrei come dare una sensazione che voi foste insieme a me nella stanza. Purtroppo non potete giocarlo voi, però come se foste insieme a me nella stanza e lo stessimo vedendo insieme. Questo è l'obiettivo che vorrei dare. Quindi una serie che magari sia un po' meno di intrattenimento, questo me ne rendo conto, però magari che possa dare più un servizio. Ecco. Quindi come se una persona stesse vedendo realmente la persona che gioca. Allora, cioè per comprendere magari di più il gioco, ok? Allora, noi dobbiamo salire all'ultimo piano. L'ho detto mentre noi eravamo nell'ascensore, chiaramente io lo so già. Dobbiamo salire al piano successivo. Però, ma non mi ricordo per quale motivazione, non può raggiungere l'ascensore il piano di sopra. E si può fare in molti modi. Ora, se si esplora bene, si capiscono alcuni modi. Alcuni sono più difficili da capire. Per esempio, ci sono le scale antincendio, per esempio. Che però sono sorvegliate. Ora noi non ci andremo perché ci cacciano fuori. Vedete? Dobbiamo arrivare a questa stanza. Ora sarebbe interessante vedere tante cose che si possono fare, però noi ok. Ah, alle scale non ci possiamo arrivare. Perfetto. Ecco, che diavolo è? Bravissimo. Obbedisce agli ordini tanto come un cavallino ammaestrato. Vediamo se riusciamo. Cosa diavolo? Allora, prendiamoci un cacciavite innanzitutto. Ce la stiamo facendo, ragazzi. Occultiamo questo. Allora. Scheda magnetica. Benissimo. La musica che testimonia che abbiamo avuto successo, ok. Io prenderei la loro pistola anche se noi non la useremo. Allora,
Allora, con la chiave magnetica, no, chiaramente. C'è qualcosa che non va. Ok. Ragazzi, ci sta andando anche un po' di fortuna, eh. Ok, ci siamo ragazzi. Ci siamo. Mamma mia, ottavo piano raggiunto. Ciao, dobbiamo arrivare lì. Volete piantarla voi due? Ah. Il signor Dexter. Come mai lo conosco? Sì, signore! Dubito, ma signore! Chi se ne frega? Cristo. Ma che idiota! Quando fai il lecchino del capo okay. Non lo sopporto. È veramente un inetto, non saprei. Queste opportunità di nascondersi sono rarissime, ma sono una manna dal cielo. Ok. Ok, dobbiamo arrivare là dietro. Vanno sapute sfruttare. Usiamo l'istinto. E ora qua è difficile perché dobbiamo fare mentre nessuno guarda. Bambina, questa cucciolona ha bisogno di una lezione di civiltà e di amore. Bene, signori, siamo andati bene, tutto sommato, una sola morte, quindi siamo andati bene.
Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.